Allora, dice, a tavola si mangia bene, eccetera, eccetera, una cosa e l'altra. Problema nostro è questo, che i pantaloni poi non ci entrano più. Beh, Landi, dice, ma chi bisogna cambiare? Bisogna comprare un paio di pantaloni al mese, ma non è possibile. Allora, qui oggi io qui devo prendere una decisione, devo cercare di recuperare le braghe che ho. Che non un casino e mezzo. Se fa a mettere una braga qui, ci manca 10 centimetri qua. Allora oggi faremo un tutorial di come allargare le braghe, Va bene. Vediamo se riesco a fare questo tutorial qua. Ok. Allora, oggi vi voglio far vedere come si fa a recuperare un paio di pantaloni. Quanti di noi hanno dei paio di pantaloni che magari braghe, in genovese, che sono ancora buone, sono ancora, insomma, che si possono ancora adoperare, e però beh, lì non che entra, non arriva, strenza. Allora bisogna allargare. Allora, come si fa ad allargare? Ora vi faccio vedere come faccio io ad allargare. Tanto per cominciare, la prima cosa da fare è capire e vedere dove è che bisogna tagliare per allargare. Allora, noi prendiamo la cucitura dietro subito la tasca, la cucitura della tasca, e con una forbice tagliamo lungo la cucitura. Allora, lungo la cucitura, piano piano, con calma, tagliamo finché non arriviamo col taglio all'angolo della tasca. Vedete? Io ho tagliato così, la tasca è questa, ho tagliato fino all'angolo della tasca. Ok? Bene, questo viene fatto sia da una parte che dall'altra parte, da tutte e due le parti. Bene, poi cos'è che facciamo? Possiamo levare un po' di, se c'è troppa stoffa, eccetera, eccetera. Bene. Allora, chiaro, no? Innanzitutto poi voi vi misurate. La mia pancettina non la state a guardare perché... quella c'è, ci ho messo quasi 60 anni per farmela venire la pancia. Allora, voi vi misurate bene, comodi, il diametro, la circonferenza, no? La circonferenza della vostra pancetta, che nel mio caso è 101, 102. Poi cosa fate? Prendete le braghe in genovese, ma in italiano pantalone. Il pantalone lo prendete e misurate quant'è il pantalone. Il pantalone è in questo caso qua, centimetro più, centimetro meno, Allora qui facciamo 44, andiamo, e 85, 44, 85, 86. Allora, da 86, che è il giro vita del pantalone, a 102, 86, vedete come sono piccoli sti pantaloni. Allora, 86,4 sono 14, 7, sono 7 centimetri, 7 centimetri da una parte e 7 centimetri dall'altra, alla faccia del bicarbonato. Va bene, allora sono 7 centimetri, ok?
Quindi bisognerà allargare poi alla fine, fare un triangolo che abbia 7 centimetri. Abbiamo trovato due pezze, le prepariamo, ci facciamo un po' di orlo per la cintura. Un po' di orlo per la cintura, in maniera che non si muova, eh? Vedete, lo facciamo così, in maniera che poi questo qui è dove va il Fatto questo, abbiamo detto che noi dobbiamo fare un triangolo di 6 cm in cima. Ora noi cosa facciamo? Prendiamo la nostra gaga, la prima che cucio è quella dalla parte della tasca. Allora, mettiamo la parte che dobbiamo cucire, che poi fare attenzione che rimanga poi fuori, cioè questa deve rimanere fuori, quindi la mettiamo così, ok? Perfetto, la mettiamo così a filo e andiamo a cucire. Vediamo un po', è sempre un po' complessa questa operazione qua. Mi viene sempre un po'. Attenzione, qualche giorno mi cucio le dita. Ok, vediamo un po'. Tenendola a filo. Ci siamo. Perfetto. Adesso noi dobbiamo tracciare il triangolo da 6 centimetri. Abbiamo detto erano 7, ma poi diventano troppo larghi. 6-7 centimetri. Allora, cosa facciamo? Facciamo così più o meno 6 e mezzo. 6 e mezzo, ok. E poi con una righetta andiamo alla giunzione e facciamo e teniamo sempre, ecco. Ora che abbiamo tracciato, ci vorrebbe il gesso da corso. Ora che abbiamo tracciato, noi cosa facciamo? Tagliamo il triangolo. Vediamo se ce la faccio a farvi vedere, però non lo tagliamo dove abbiamo tracciato, lo tagliamo più largo di un centimetro, eh? Uniamo la parte che resta da cucire, eh? E andiamo a unire il tutto. Ecco così, questo è il risultato finale della riparazione, ok? Questo è il sistema che uso io per allargare i pantaloni. Ok, allora, dovevo e braghe. Oh, finalmente! Non ne rompeci l'anima, ecco qua, eh? Com'è? Pensa che sempre, non che posso fare niente. Io ci ho provato a fare la cura dimagrante, ma non che riesci niente da fare. Oh, bene, vedete che stanno bene da soli. Abbiamo riparato e abbiamo recuperato un paio di pantaloni, eh? Bene, molto semplice. Tagliettino, trac, triangolino e via. Mi raccomando, bisogna recuperare, che palanche che ne porca. A prossima!